Quando ho iniziato io, nel mio territorio c'era la cosiddetta cultura contadina, fatta di solidarietà, ospitalità, profondo rispetto della natura e dell'ambiente. Il colono, quando raccoglieva un prodotto della terra, si preoccupava sempre di raggiungere due obiettivi: prendere tutto quello che serviva per il sostentamento dei propri familiari e mantenere inalterate nel tempo le capacità produttive della pianta o del suolo, okay, in modo tale che anche le generazioni future potessero avere gli stessi benefici. Bene, il tartufaio deve ricordarsi questi insegnamenti. Quando va nel bosco deve avere un profondo rispetto dell'ambiente, della natura, e soprattutto deve svolgere la cerca in modo tale che sia assicurata la fruttificazione di tartufi anche in futuro, perché questo bellissimo hobby lo possano praticare anche le generazioni future. E il territorio dell'Alta Valle del Tevere, città di Castello in modo particolare, si distingue per una peculiarità. In questo territorio fruttificano tutte le specie di tartufi commestibili. Il visitatore ha la possibilità di trovare tartufo fresco tutto l'anno. Poi l'Alta Valle del Tevere nel panorama umbro rappresenta la zona maggiormente vocata per il tuber magnatum epico chiamato trifola. E questa peculiarità ha spinto proprio 40 anni fa i cavatori insieme alle amministrazioni locali a iniziare la mostra del tartufo, che oggi è mostra nazionale del tartufo bianco. Quando sono andato in pensione ho realizzato un piccolo sogno che avevo nel cassetto: scrivere un libro che riporta la mia esperienza di cercatore di tartufo nell'arco di più di mezzo secolo. Non è un libro scientifico, però riporta tutte le osservazioni che ho fatto nell'arco di questo tempo, e lo potrei definire come un manuale, anzi dai lettori è stato definito come un manuale che fa compiere al lettore un percorso dal bosco alla tavola. I proventi della prima edizione del libro sono stati donati all'Associazione Insieme di Città di Castello per l'alfabetizzazione di bimbi in India, nella provincia di Madras. La ristampa di questo libro, che è stata effettuata nel settembre del 2015, e i proventi sono stati donati all'Associazione Amore e Libertà di Firenze di Don Matteo Galloni per il sostegno dei bimbi orfani della loro missione in Kinshasa, in Congo. Come esiste la simbiosi fra piante e tartufo, questo bellissimo rapporto di aiuto reciproco? Deve esistere un rapporto molto, lo definirei con un termine particolare, molto intimo, di collaborazione fra cane e tartufaio. Il cane per il tartufaio rappresenta un componente della famiglia. Si prende da cucciolo, si istruisce. Io consiglio sempre al giovane tartufaio di prendere il cuccio, di istruirlo da solo, in modo tale che se ne capisce il carattere e se ne capiscano le potenzialità. E poi bisogna insegnare, senza costringere mai il cane, di conseguenza non far patire mai la fame o altri escamotage del genere, ma per passione, per gioco inizialmente, poi per passione dopo. Si dice nel mio territorio che un cane diventa bravo quando ha un anno per zampa, cioè 4 anni.